Ma amiche e amici di Sibari, buonasera. Siamo ormai alla fine di questa competizione elettorale e siamo qui insieme a voi ancora una volta a presentarci rendendo il conto del nostro lavoro. Noi siamo qui ancora una volta qui a Sibari, così come siamo stati prima a Doria a presentarci a voi, perché è necessario che noi rendiamo il conto del nostro operato. E questa competizione elettorale, che è stata una competizione elettorale che ci riporta indietro nel tempo, perfino le carovane di automobili, ricordate 30 anni fa, perfino gli applausi scroscianti sotto il palco, segno e simbolo di presunti uomini forti che hanno usato il loro potere contro la gente, che hanno usato il loro potere contro di voi, che hanno fatto piangere tanti tra di voi, che hanno diviso questa città in due parti, da una parte i Guelfi e dall'altra i Ghibellini, da una parte i Bianchi, dall'altra parte i Rossi. E coloro i quali non erano da quella parte, dalla parte giusta, erano esclusi dai contesti sociali. Altro che democrazia, altro che questa amministrazione che negli ultimi 8 anni ha governato la città, che ha avuto la cultura del dialogo, del confronto, dell'ascolto, del rispetto nei confronti di tutti i cittadini. In questi 8 anni noi rivendichiamo con assoluta certezza il fatto di aver restituito ai nostri concittadini la libertà del confronto, la libertà di parola, la libertà nel dichiarare quello che pensavano. In questa competizione elettorale ci è capitato più volte, per esempio, di incontrare cittadini che liberamente ci hanno detto tranquillamente che per un problema o per l'altro, per un impegno, per un familiare, non erano nelle condizioni di sostenerci. Non è la fine del mondo. E domani, quando Mimmo Lione sarà sindaco di questa città, la sua porta sarà aperta anche nei confronti dei nostri concittadini che in questo momento non ci hanno potuto sostenere. Ma noi siamo qui a Sibari, proprio a Sibari, che spesso è diventato terreno di confronto, perché qui a Sibari hanno tentato più volte di strumentalizzare la popolazione dicendo che Sibari è il futuro, che Sibari può essere il motore di sviluppo di questo territorio e che per Sibari non è stato fatto nulla. Io ritengo invece che in questi anni, negli anni in cui l'amministrazione da me guidata ha governato il territorio, i messaggi ci siano stati. Non sono d'accordo con quelle signore che là in fondo contestano il mio dire, perché ritengo invece che pur non promettendo nulla, noi in questi anni abbiamo dato messaggi significativi proprio alla comunità di Sibari. E vi prego in questo di documentarvi, perché è facile il qualunquismo, è facile cavalcare l'ondata dell'antipolitica, chi governa ha sempre torto, ma ritengo invece che sulla scorta dei fatti e non delle parole facili e semplici e non delle emozioni del momento e non delle emozioni della campagna elettorale e non delle facili contestazioni qualunquistiche, beh, proprio sulla scorta di questo, i risultati a questa mia comunità, qui a Sibari in particolare, ci siano stati e siano di tutta evidenza. E qui a Sibari io in particolare, ma anche Mimmo Lione, coloro i quali sono insieme a noi, possono venire chiaramente a testa alta. Meglio invece che di Sibari si dia quella immagine che in queste ultime giornate scorre sulla televisione locale, un'immagine
di quella clinica che sicuramente non è stata chiusa per dei meriti della mia amministrazione, ma anche dei meriti della regione. La regione ce n'erano loro. Potrei tranquillamente dirvi che era colpa della regione. Non lo faccio, io non l'ho mai fatto. Non lo faccio perché a me piace sempre la verità e il rispetto della gente. Io non penso che voi di Sibari abbiate l'anello al naso, altri lo pensano. Io ho rispetto della gente e ritengo che la chiusura di quella clinica sia dovuta esclusivamente ad incapacità da parte degli imprenditori e dei proprietari di quella clinica, ad assoluta incapacità. Nessuno è riuscito a rianimare quella clinica, abbiamo perso giornate intere in quell'agosto del 2008, giornate intere abbiamo perso, e qui a Sibari noi possiamo venire a testa alta. E allora in questi anni noi abbiamo deciso di investire su Sibari. Se vi documentate prima di cavalcare il dissenso, se vi documentate sicuramente scoprirete che qui a Sibari la mia amministrazione dei circa 35 milioni di euro di investimenti ne ha spesi 15. E i conti sono semplici. Dai contratti di quartiere che avremmo potuto dirottare a Cassano Centro, dato che noi siamo di Cassano Centro e che invece abbiamo deciso di dirottare a Sibari. Da altri investimenti come la metanizzazione, come investimenti completamento della sala convegni, dell'area dinanzi alla parrocchia di San Giuseppe, di Sant'Eusebio, dell'area di quest'area qui, di via Taranto, il rifacimento delle acque bianche, altri interventi sul parco archeologico, altri interventi su Marina di Sibari, circa 15 milioni di euro di investimenti, anche all'Attughelle, le fognature, l'allargamento della strada, una serie di investimenti, una miriade di investimenti che sono stati fatti qui sul territorio di Sibari. E allora io chiedo proprio a chi prima diceva che nulla è stato fatto in questi anni a Sibari, cosa è stato fatto prima di questa amministrazione a favore di Sibari e a favore della gente di Sibari. Tutto quello che noi abbiamo realizzato in questi anni lo abbiamo realizzato assolutamente ottenendo finanziamenti che provenivano da altri enti sovracomunali. Non abbiamo sicuramente indebitato il nostro comune come ha fatto colui il quale ci ha preceduto su questo palco. Era l'assessore ai lavori pubblici, contraeva i mutui, accontentava la gente e domani, quindi il nostro oggi, i problemi sarebbero stati ereditati da chi come me è oggi su questo palco. Altro che nulla è stato fatto. Quando noi abbiamo chiuso il dissesto, lo abbiamo chiuso anche per Sibari, lo abbiamo chiuso per tutto il territorio, lo abbiamo chiuso per dare a questa comunità un futuro, altro che storia. L'abbiamo chiuso per voi cittadini, l'abbiamo chiuso e abbiamo lavorato per voi cittadini, altro che storie, altro che qualunquismi, altro che contestazioni. Noi siamo qui con una coalizione seria, con una coalizione di gente che in questi anni ha lavorato anche per la comunità e ha fatto politica in maniera seria, una coalizione che ha la regione al suo fianco. Abbiamo aperto la campagna elettorale col presidente della giunta regionale, la chiuderemo col presidente del consiglio provinciale di qui a poco, con una coalizione di gente che ha voluto mettersi a disposizione ancora una volta del territorio per dare il suo contributo. Non siamo superuomini, siamo uomini con i nostri difetti, commettiamo sbagli, ma sicuramente in questi anni abbiamo pensato che la politica sia costruzione e realizzazione, lo abbiamo dimostrato. Il potere non si usa contro la gente. Noi vi chiediamo un giudizio sereno e complessivo, non le piccole emozioni, le piccole contestazioni di marciapiede. Vi chiediamo di essere cittadini seri, di essere cittadini che approfondiscono le problematiche, di essere cittadini che si documentano, di essere cittadini del 2012. Se poi Gallo vi sta antipatico, Lione
non è la persona giusta per voi e allora non ci dovete votare. Ma non ci dovete dire che non abbiamo fatto nulla per questo territorio. Questo non lo accettiamo, perché riteniamo invece che abbiamo lavorato al servizio del territorio e riteniamo ancora di voler continuare a lavorare. Si può impostare, amici miei, una campagna elettorale denigrando gli avversari, dicendo che Lione è un sindaco telecomandato, che Gallo se ne infischia. Ragazzi, siamo nel 2012. 30 anni fa si discuteva di questo. Dobbiamo guardare avanti, non ci possiamo guardare indietro, non ci possiamo permettere questo lusso. Le altre comunità guardano avanti. E allora, proprio per questo, proprio per queste valutazioni, proprio perché io per primo avrei potuto fare il consigliere regionale, ma ho deciso, come avevo promesso, perché io faccio le cose che dico sempre, ho deciso di rimettermi in ballo, come 15 anni fa quando ho fatto il consigliere comunale. Sì, l'ho fatto anche con il candidato a sindaco Gianni Papasso. Ma allora, perdonatemi, non è che conoscessi anche le cose della vita e le cose della politica di Cassano come le conosco ora. Oggi non l'avrei fatto più. Bravo! Perché io purtroppo in questi anni ho avuto modo di leggere, approfondire e di sapere tante cose. Avremmo potuto impostare una campagna elettorale inseguendo il candidato Papasso sulla scorta dei documenti che avevamo in comune: gli espropri non pagati, fognature realizzate. Vi faccio un esempio, una pratica: l'Aquila SRL, fognatura di via San Giusto all'Auropoli, mancavano 13 milioni. Mancavano 13 milioni, si scriveva la cassa deposito e prestiti, era già un mutuo perché non erano bastati i soldi. Abbiamo pagato 127 mila euro. Avete pagato queste 127 mila euro come comunità. Oggi invece possiamo guardare al futuro con maggiore speranza, perché Mimmolione potrà essere un sindaco, il sindaco di tutti, potrà essere un sindaco disponibile, potrà essere un sindaco che potrà avere a disposizione al suo fianco la regione. Se la regione sarà al fianco di Mimmolione, sarà al vostro fianco, principalmente al vostro fianco. Ed è questa la speranza, ed è questa la speranza con la quale io vi chiedo ancora una volta un giudizio sereno. Non cavalcate l'antipolitica, potreste rischiare di votarvi contro, perché se non sostenete questa amministrazione probabilmente rischiate, questa coalizione, rischiate di votarvi contro, e credo che probabilmente le conseguenze potrebbero essere anche molto gravi e irreparabili per una gestione finanziaria di un comune che sicuramente deve essere guidato con grande tranquillità, con grande equilibrio e non pensando che la mentalità sia quella degli anni Ottanta. Non c'è possibilità per fare indebitamento, non c'è possibilità per sforare i patti di stabilità, non c'è possibilità per creare aumento di spese correnti. Noi ve lo diciamo con chiarezza. Altri vi promettono la luna del pozzo? Beh, buon per loro, saranno superuomini, noi siamo uomini. E poiché uomini, vi diciamo che la situazione è difficile, vi diciamo però che l'unica speranza che si può coltivare, si può nutrire, è la nostra speranza, perché noi, oltre che un'azione amministrativa seria, con esperienza, possiamo avere al nostro fianco gli enti sovracomunali. E questo è l'appello che vi faccio, a sostenere Mimmolione, candidato serio, credibile, con esperienza, di buona volontà, che avrà al suo fianco anche una coalizione seria ed esperta e che potrà essere il vostro punto di riferimento. Noi vi chiediamo di dare questo sostegno e lo facciamo con tutta la forza che abbiamo, con tutta la sincerità che abbiamo e con tutto il sentimento che abbiamo. Vogliamo lavorare per questo territorio, datecene la possibilità, perché attraverso questo lavoro noi saremo ancora al vostro servizio. Grazie. Bravo!